E salve a tutti ragazzi e benvenuti a tutti quanti su questo nuovissimo video. Già lo sapete, prima di iniziare con il video, un bel pollicione in su e ricordatevi di iscrivervi al canale perché stiamo per arrivare ai 300.000 iscritti e vi ricordo anche di attivare la notifica così da non perdervi mai nessun video, dato che purtroppo a volte le notifiche non partono. Oggi ragazzi, video di Among Us. Andrete a vedere due partite che ho fatto da impostore, ma la prima che andate a vedere è in assoluto la partita più bella che ho fatto fino ad oggi, da quando ho iniziato a giocare ad Among Us. Ho giocato insieme a Devastator, dove eravamo sia io che lui impostori. Una partita ragazzi che è terminata praticamente al primo round, dove abbiamo fatto double kill per 3 volte consecutive. Il game non è durato assolutamente niente, infatti è stata la partita più veloce che io abbia mai fatto da impostore. Quindi niente ragazzi, già lo sapete, fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e vi ricordo di seguirmi sia sul mio profilo Instagram che su Twitch, dove mi trovate in live tutti i giorni dalle 10 alle 17. Link per Instagram e Twitch qui sotto in descrizione come sempre. Ora non perdiamoci in chiacchiere e godetevi questo video. Fatemi sapere cosa ne pensate. Buona visione. Un bacione e benvenuti. No, vabbè, non ci posso credere. Io non ci posso credere. What the fuck? Chiudiamo caffetteria. Andiamo lower. Vediamo qui, prima che entrino. Bravo! Madonna, devo sedere, troppo forte. Obiettivamente è troppo forte. Chiudiamo caffetteria. Chiudiamo qui, così non trovano il corpo. Poi devo chiudere anche Upper Engine. Così siamo a posto. Bene. Storage l'ha chiusa lui. Ok. Se uno è Mad Bay lo chiudo. Vabbè, Devastator, facciamo proprio schifo. Facciamo proprio schifo! Facciamo! Spacca del tasto sinistro per cliccare report e non me l'ha premuto. Deva, tu non puoi capire. Non so se hai visto che chiudevo sempre le porte. Sì, se tappavo... Io solamente ho fatto l'ossigeno solo una volta quando ho ammazzato quello in security. E ho chiuso tutte le porte. No, vabbè. Meno male che hai ammazzato l'altro che era in navigation se non reportava. Anche, vabbè, se reportava dicevamo che era lui, cioè Ez. L'impostore, no, capito? Cosa devo dire? Io ero già pronta. Vabbè. Troppo. Dove? Lower Engine. Allora, io vi dico, stavo in alto a destra a fare la missione delle foglie, vicino a navigation, quindi... Io ero in electricity, è venuto Giro, e poi è venuto Gino Score. No, io già stavo là. Martina, tu dove sei andata? Perché ti ho visto scendere... Upper. Dove sei andata, Flopper? Upper Engine. Upper Engine. Upper Engine e peraltro avevano chiuso pure le porte. Ho aspettato e poi c'erano anche le porte di sotto chiuse. C'erano doppie porte aperte. Hai visto Gino Score scendere da Upper Engine? Ho visto... No, Gino non è sceso da Upper Engine assolutamente. Ho visto che c'era uno dalla parte di caffetteria. Non so chi fosse, non ho visto né nome né colore, quindi non chiedetemelo. Ma Upper Engine no, Upper Engine ce l'ho solo io. È uno che era entrato in Mad Bay. Allora, scrivamo, ma io ho preso Gino e Giro. Raga, io ho fatto il laser, weapon, e poi sono andato a navigation per il wifi.
Ok, mi sono presa la vendetta su RC Marco che mi ha ucciso, e il che mi va molto molto bene questa cosa. Non era voluta, ma direi che ci stava come giocata. Ora, se Gino va di là, io vado a sinistra. Ok, allora, chiudiamo caffetteria. Chiudiamo storage. Speriamo che qualcuno entri. Non c'è nessuno. Chiudiamo lower engine. Se qualcuno è entrato, lo ammazzo. Chiudiamo storage di nuovo. Qualcuno dovrà venire per forza, ragazzi. Sto cercando di setappare. Dove? Mentre stavo andando ad Upper Engine l'ho visto nel corridoio, quello là tra reattore e security. Quello di fronte alle telecamere. Esatto, allora, si brulla. Ok. Corvo non è perché era tutto il tempo con main navigation. E sì, sì, sarebbe... Martina okay. Stava con me. Io ho visto. Sì, quanti eravamo? Però? Aspetta, dentro le ticcio eravamo tre. Io, Checco, sicuro, che ha fatto il task. Io pure. E Gino, c'era anche Gino. E fuori c'era, mi sa, Giro, eh? Contadino. E Contadino, ok. Che però mi sa che venivano da storage. Qui... Io ero da storage, sì. Ok, Giro veniva da storage. Demi, insieme a noi Gino, c'era Giro, Gino, vero? Gino era con me e Checco bombe in elettricità. Giro è entrato in communication, ha fissato la parete per tipo 3 secondi e poi è uscito, non ho capito sì, cosa. Infatti. Perché non c'è la task della parete lì, cioè ci devi stare 8 secondi in quella task. No, infatti sono entrato e poi sono uscito. Noi in elettricità eravamo in tre e ho visto sia Checco che Gino che facevano il task, tutte e due. E le porte per lato ce l'avevano chiuse in sia faccia. Sia Checco sia Gino. Sì, perché no, eravamo in tre, e fuori ce n'erano due e per altro hanno chiuso dentro. È vero, e infatti mi avete rotto esaurito la vita con queste porte. E io ho pensato, se mo' è Checco mi fa male, però ho visto che ha fatto i task, quindi non poteva essere. A me puzza conta Dino. Siamo due in meno, possiamo ancora adagiare, però alla prossima dobbiamo fare attenzione. Sì. Per forza. Allora, io spero che Gino si svegli un attimo e faccia qualche kill, perché l'ho fatto solamente io e... Adesso, ora come ora, serve una double. Cioè, una io e una lui. Poi reportano e siamo a posto. Ma serve per forza una kill. Allora, se adesso io chiudo caffetteria e ipoteticamente chiudo storage, lui lo faccio fuori. Vado qua. Ah, fermi tutti, fermi. Dove? Tutti. Dov'era? Oh, è Kratomis e Gino Score. Perché appena qualcuno è ucciso qua, è uscito dalla zona delle telecamere, è andato tutto a destra al centrale. Ma scusami, ma se mi hai visto prima, scusa, che eravamo dove venivi? Ma se mi hai visto, ma scusami, ma se mi hai visto che era verso sinistra. Da centrale verso sinistra. E il corpo dov'era? Sì. Ah, in mezzo alle telecamere. E chi l'ha ucciso? O sei te, Martino? Quindi da caffetteria, scorre. Quindi stavi venendo da caffetteria tu. Ah, ragazzi, sai perché dico così? Perché io ho visto che è morto quello al centrale di telecamere, poi o Martino o Gino è andato a destra. Avete due colori verdi di mezzo uguali. Ho capito, non puoi ho capito, però non puoi confondere i colori e dare le e incolpare a caso. Scusami, guarda i nomi. Poi perdonami, hai visto che eravamo in elettricità prima insieme a Gino e mi hai visto pure che facevo il task perché mi hai guardato e io ho visto tu che facevi il task. Quindi come faccio vabbè, a essere io? Dico, state attenti a Kratomis e Gino Score, ragazzi. Vabbè, allora io dico state attenti a invece bisogna stare attenti a te che ma infatti io stavo in alto a sinistra al reattore, non ho visto niente. Tu sei arrivato e hai riportato subito il cadavere così. Certo, ho visto che faccio. Io stavo là, Checco. Io stavo in alto a sinistra al reattore. Dove hai detto allora tu? Allora, Kratomis, ragazzi, punto. Ma come faccio a essere io se stavo giù, punto. Scusami. Allora, tu che giro hai fatto adesso? Dove stavi? Io che giro ho fatto? Io ho fatto tutto il giro di sinistra e poi stavo entrando in storage. Quando ho fatto la call io stavo entrando in storage. Io da lì non ci sono neanche entrata. Io stavo dalla parte di elettricità e stavo entrando da storage da sinistra verso destra. Se ipoteticamente dovessimo essere io, o come dici tu anche Gino, perché quando siamo stati in elettricità in 2v1 ipotetico non ti abbiamo ammazzato? Vabbè, io schippo. Vabbè, io ragazzi ho il presentimento ora su Checco che abbia fatto la kill in upper. Perché se, Gino è... vabbè, curato, mi sono per me Checco. Basta farne fuori due. Allora, se si sveglia il mio compagno e ne facciamo fuori due, è fatta.
sapevo. Bravo. Ma dovevate votare qualcuno prima? Che co, bravo. Entrambi. Bravo. Ero Gino, dimmi una cosa. Hai ammazzato Checco? Sì. Me lo immaginavo, ho detto. Allora io sono andata a Fiducetto, secondo me, visto no, che io ho detto ammazzo Checco perché c'ho solo lui, deve fare per forza parte. Io sono andata su Fiducio, ho detto Checco non lo vedo più, se Gino l'ha ucciso e una bassa che ne ammazzo ne vinco. Ho bloccato Gabri in admin caffetteria e l'ho ammazzato. Ragazzi, per questo video è tutto, io spero che vi sia piaciuto e se volete altri video riguardo Among Us, fatemelo sapere nei commenti, così che almeno so che è un contenuto che vi possa interessare e allora io cercherò di portare più video di Among Us, quindi mi raccomando, giù nei commenti fatemelo sapere. Ci becchiamo in un prossimo video. Bella ragazzi.